Buongiorno a tutti, oggi 7 settembre 2021, sono le ore 9:11, riunione della terza commissione. Prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Buongiorno, Presidente Caracausi, presente. Consigliera Mella. Buongiorno, presente. Consigliere Giaconia. Buongiorno, presente. Consigliere Ficarra, assente. Consigliera Meri, assente. Quindi abbiamo 3 consiglieri su 5. Prego, Presidente. Pertanto, costando il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Stamattina, così come abbiamo concordato, abbiamo pensato di procedere all'apertura dell'atto deliberativo di cui ieri abbiamo ricevuto la presenza del dottore Galatioto e del dottore Di Matteo. Si tratta dell'atto che riguarda il regolamento sulla vicenda che riguarda Piazza Carmine e l'atto di diritto per il mercato delle Pucci. Quindi io a questo punto procederei con la lettura dell'atto che ho appena tirato fuori un attimo soltanto. Allora. Allora, diciamo questa parte finale un attimo soltanto, così a squillare. Allora, proposta: premesso che con deliberazione di giunta comunale numero 213 del 10 dicembre 2019 ad oggetto approvazione schema protocollo d'intesa tra l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo e il Comune di Palermo relativo alla realizzazione del numero 5 alloggi in via Chiappara al Carmine, struttura coperta a servizio del mercato di Ballarò, azione 9.4.1 del POPET 2014-2020, hanno preso il via i lavori per la realizzazione di tali opere. Con noto protocollo numero 1-6333 del 26 aprile 2021, l'Istituto Autonomo Casa Popolare ha comunicato l'ultimazione dei lavori della struttura piccola coperta a servizio delle attività mercatali siti a Piazza del Carmine, lavoro rientrante nell'ambito del predetto protocollo d'intesa di cui all'azione 9.4.1 del POPEL 2014-2020. Considerato che, secondo quanto rappresentato nelle premesse, ha detto provvedimento e qui semplicemente riportata l'azione 9.41 dell'asse 9 inclusione sociale del POPEL 2014-2020, intende promuovere interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni ed ex IACP, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi e servizi a tre categorie. Finalizzata alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi. L'azione non è soltanto concepita sulla base della dimensione tettonica, ma valuta l'insieme degli aspetti sociali, economici ed urbanistici che denotano e qualificano le aree oggetto di legato fisico, ambientale e sociale. In tal senso, dovendo rispondere ad una strategia complessiva di composizione urbana, è stata proposta anche la realizzazione di un mercato coperto in Piazza del Carmine tramite la creazione di 2 padiglioni coperti nel rispetto delle preesistenze storiche di Piazza del Carmine. Preso atto che lo strumento urbanistico non consentiva la realizzazione del mercato coperto in Piazza del Carmine, e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 193 del 30 aprile 2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione in variante urbanistica di 2 coperture a servizio del mercato di Piazza del Carmine. Considerato quanto rappresentato nelle premesse, ha detto provvedimento è specificamente riportato. Il progetto ha mirato a riqualificare un'importante area del centro storico di Palermo, da sempre caratterizzata dalle attività del mercato a Piazza del Carmine. In tale sito l'amministrazione comunale nella seconda metà dell'Ottocento aveva realizzato una grande struttura coperta sorretta da colonne in ghisa e copertura in lamierino, funzionale alle attività del mercato, che negli anni 70 dello scorso secolo versava in cattive condizioni di manutenzione ed è stata dismessa. Il nuovo progetto proposto è in sintonia con la monumentalità del sito. Nell'attuale crisi dei mercati storici aggravata da questa ormai prolungata fase emergenziale, i cui effetti negativi non si accorderanno nel breve periodo,
Il proposito di riorganizzare in maniera funzionale gli spazi adibiti alla vendita non può che costituire un valore aggiunto ed un'attrattiva anche per una posizione turistica che meglio possa restare impressionata dall'impatto visivo e organizzativo del mercato storico. Le due strutture previste che costituiscono aree coperte delle attività di commercio insistono nella piazza del Carmine, solo pubblico, e accoglieranno le attività del mercato storico eliminando le attuali bancarelle che impediscono la completa visualizzazione dei fronti della piazza, costituendo motivo di riordino e riorganizzazione degli spazi adibiti al commercio che caratterizza la piazza. Buongiorno collega Meli. Preso atto delle caratteristiche di dette strutture, come rappresentato, collega Meli, sto leggendo l'atto deliberativo che ieri abbiamo trattato con il dottore Galatiò, perché non avevamo avuto la possibilità di leggere, visto che era zippato e non riuscivamo ad aprirlo. Ah sì, perfetto, grazie. Preso atto delle caratteristiche di dette strutture, come rappresentato nella citata deliberazione del Consiglio Comunale, che possono qui richiamarsi, la copertura grande posta al centro della piazza del Carmine avrà una superficie coperta di circa 500 metri quadri e ospiterà, oltre che la vendita al dettaglio suddivisa in box, anche una piccola caffetteria e uno spazio a cielo aperto centrale. La copertura piccola posta al ricordo di via Giovanni Grasso, ma insistente sempre su Piazza del Carmine, avrà una superficie coperta di circa 150 metri quadri e sarà anch'essa adibita alla vendita al dettaglio suddivisa in box. Il progetto dei due padiglioni coperti, in variante, a quanto previsto nei piani attuativi del centro storico, riproponendo la tipologia dei mercati coperti, storici e rivisitati in chiave contemporanea tramite elementi in ferro, legno e lamiera, dando dignità all'area centrale del mercato che potrà essere utilizzata per eventi di natura culturale e ricreativa, quando le attività del mercato sono incluse, costituendo altresì luogo aggregativo per l'intero quartiere, oltre che uno spazio di promozione per il mercato stesso attraverso dei piccoli info point. Il progetto prevede altresì la rivalutazione della piazza nel recupero di tutte le basi storiche. Nello specifico, le due strutture saranno così composte: copertura in ferro e legno di circa 500 metri quadri posto al centro della piazza, dove troveranno posto circa 30 box con struttura modulo reticolari, adibita alla vendita di prodotti ortofrutticoli, carne e altre caratteristiche del mercato, dotati di punti acqua e pulitura, nonché scarico. Inoltre sarà presente uno spazio centrale aperto con panchine, due box destinati a piccole caffetterie ed info point, nonché una batteria di servizi igienici che la copertura avrà forma poligonale a spicchi spioventi. L'altra apertura in ferro di circa 150 metri quadri posta lateralmente alla piazza verso via Grasso, con tettoia su due spioventi, con tetto a due spioventi in ferro, sorretta da capriate proiettuali, non delimitate degli spazi, ma ove troveranno posto le bancarelle adibite alla vendita di prodotti ortofrutticoli o salumi ed altri caratteristici del mercato con un'area di percorrenza esterna ed interna. La copertura avrà forma trapezoidale a falde spioventi in lamiera. Preso atto che la riqualificazione degli spazi di Piazza Carmine, storicamente votati al commercio su aree pubbliche, che ha già consentito di acquisire la disponibilità della struttura piccola coperta, induce a definire con celerità il percorso amministrativo con la razionalizzazione delle attività commerciali di operanti, breve istituzione al mercato medesimo. Visto l'ordine del giorno del 30 aprile 2019, il Consiglio Comunale allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale del 2019, in forza del quale vengono impegnati il sindaco di ufficio a predisporre apposito regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale per determinare le modalità di destinazione dei singoli stand destinati all'attività mercatale, che garantisca in primo luogo continuità agli agenti economici attualmente operanti nel contesto, riconoscendo il ruolo e il valore storico. Atteso il corso della riunione svolta il 5 maggio 2021, il sindaco e il vice sindaco, alla presenza dell'assessore all'attività economica e il presidente della sua circoscrizione, hanno verbalmente ribadito tale intendimento, precisando quale indirizzo da dare all'ufficio che nell'assegnazione degli spazi occorre assicurare priorità agli operatori esercenti antecedenti al 1995, purché in possesso dei requisiti soggettivi per il commercio su aree pubbliche e provvedendo il ricorso all'avviso pubblico per la concessione degli spazi residuali. Visto l'articolo 8 bis della legge regionale 1895, come introdotto dalla legge regionale 296, secondo cui i comuni provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione.
I comuni procedono contestualmente a regolarizzare la richiesta degli interessati e anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale e in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ritenuto pertanto, al fine di dare seguito all'indirizzo espresso dagli organi politici, che occorre procedere alla regolarizzazione mediante l'istituzione, senza la norma protetta del mercato di cazzo del carne, della configurazione strutturale risultante all'opera di riqualificazione condotta dalle OCP secondo le progettazioni in variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale, valutato necessario approvare contestualmente il regolamento per l'assegnazione degli standard secondo l'articolato qui allegato, generato il regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori di mercati istituita ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895. Considerato altresì che nel corso della citata riunione del 5 maggio 2021 è stata data a disposizione all'ufficio di procedere a similare regolamentazione anche in relazione al cosiddetto mercato delle pulci, in piazza Peragni, anch'esso facente parte del prospetto storico del commercio cittadino, è meritevole di regolarizzazione rispetto alle attività che transitoriamente tradizionalmente vi si svolgono, nonché degli operatori storicamente esercenti negli stessi. Deputato che il trasferimento della sede di questo mercato nell'obbligazione individuata nel CTE, e cioè in via dei Carrettieri, non appare in linea con l'esigenza di tutelare la storicità, l'unicità, la tradizione, le nostre distintive, che già a partire dal secondo dopoguerra ne hanno segnato le vicende, consentendo a questa struttura di assumere, soprattutto in virtù dell'attuale collocazione e configurazione, una significativa attrattiva turistica cittadina, unitamente alla componente commerciale a beneficio delle imprese che vi operano. Considerato che con deliberazione 152 dell'8 giugno del 2021, la Giunta Municipale ha disposto agli uffici di sottoporre al competente organo consiliare la proposta di regolarizzazione mediante istituzione, sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, del mercato di Piazza del Carmine nella configurazione strutturale riguardante risultante dall'opera di riqualificazione condotta dall'OCP secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con delibera del Consiglio Comunale 193 del 2019, che la stessa ha disposto contestualmente di sottoporre al medesimo organo l'approvazione del regolamento Buongiorno. buongiorno collega Filati, l'assegnazione degli stand secondo lo schema a cui è allegato, denominato schema di regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori di mercato istituita ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, ritenuto altresì che dovendosi provvedere con urgenza all'espletamento degli atti necessari all'attuazione dell'indirizzo di cui sopra, appare opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguito. Dare atto del parere del Consiglio Costituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera B del regolamento generale per la richiesta dei termini abbreviati, di cui al successivo comma 3, propone, per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportare, approvare la regolarizzazione mediante istituzione, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, del mercato di Piazza del Carmine, della configurazione strutturale risultante dall'opera di riqualificazione condotta dall'OCP secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 193 del 2019. Approvare il regolamento per l'assegnazione degli stand secondo l'articolato qui allegato, denominato regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori dei mercati istituiti all'assistenza dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895. Indicare l'area della pianificazione urbanistica, riporre in essere i provvedimenti necessari della regolarizzazione urbanistica del mercato delle pulci alla sua sede storica in sostituzione della sede attualmente prevista in via dei Carrettieri. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere. Questa è la proposta dell'atto deliberativo che ci è stato inoltrato. Volevo un attimo vedere se riusciamo a trovare tra questi allegati anche le altre cose che sono state citate, i regolamenti. Passiamo al regolamento che è composto da 7 articoli. Allora, articolo 1, il presente Ah, regolamento. Sì. Paolo, scusami, l'approvazione della delibera, quindi il passaggio della delibera in consiglio, comporta contestualmente l'approvazione anche del regolamento, così com'è? Sì.
Però noi sappiamo che il Consiglio è sovrano, quindi volendo potrebbe anche emendarlo, giusto? O no? Potrebbe approvare soltanto il primo O si punto. tratta semplicemente di approvare la delibera che è relativa alla regolarizzazione, diciamo, degli abusivi e quindi dei due mercati, mentre invece non entra di fatto nel merito del regolamento, giusto? Non so, però sì, allora il consiglio è Per sovrano. capire, capire. Allora, se riprendiamo un attimo la proposta di delibera, noi approviamo la regolarizzazione mediante istituzione sensi dell'articolo 8 bis del mercato di Piazza del Carmine e nella configurazione strutturale risultante dall'opera, giusto la delibera nostra, sempre del 193. Poi approviamo il regolamento. Noi, se non c'è Sì. volontà di approvare il regolamento, si potrebbe emendare l'atto deliberativo togliendo il punto numero 2 e lasciando soltanto il punto numero 1, che approviamo la regolarizzazione mediante istituzione e poi l'indicazione all'area di pianificazione urbana di porre in essere i provvedimenti per regolarizzare urbanisticamente il mercato delle Pulci, dove si trova oggi e non così come previsto dal PRG in via dei Carrettieri. Capito. L'atto si potrebbe emendare, però mi sto ponendo una domanda: approvare quest'atto senza il regolamento, alla fine, quando lo regolamentiamo? No, ma infatti per questo mi è venuto il dubbio, cioè Secondo me, emendarlo, poi secondo me più che emendare e togliere il regolamento allegato, secondo me incidere su quello che il regolamento gli hanno proposto, che stavo per iniziare a leggere. Cioè, per me, dico, estrapolare dall'atto deliberativo il regolamento, poi quando lo facciamo questo regolamento, perché i tempi poi del Consiglio Comunale sappiamo che sono un po' critici. come gli articoli sono pochissimi, sono 7, per questo dico, cioè parliamo di 7 articoli, probabilmente se escludi l'oggetto, i criteri Procedendo e forse qualcos'altro. a leggerlo, il problema, ripeto, si potrebbe anche estrapolare il regolamento, però secondo me non ha senso, perché poi portare, cioè, se questi lavori li completeranno nell'arco di breve, anche perché quella di 500 metri quadri è già finita, quella di 150 forse, a quanto pare, devono andare a regolamentare, e non facciamo il regolamento, là sarà un mercato ancora più abusivo di come era prima. No, io non parlo di estrapolare il regolamento, però mi chiedo se, vista la sovranità del Consiglio, se diciamo, ci siano o meno i presupposti. Questo naturalmente lo valuteremo in sede di seduta di Consiglio, chiaro, se non ci sia la volontà di incidere anche sul regolamento. Conoscendo ormai, diciamo, i colleghi, io dubito che possa passare così com'è. Cioè, Allora, scusa, non la posso, ho capito male la domanda, perché una cosa è il regolamento allegato, emendarlo, e quello si può emendare. Ora lo proviamo a leggere. Un'altra cosa è estrapolare dall'atto deliberativo il regolamento e quindi non io non approvare. parlo di estrapolare, cioè dico se diciamo, nel momento in cui noi andiamo a approvare la regolarizzazione dei due mercati ci sia anche il presupposto per incidere sul regolamento, cioè di emendarlo direttamente, non di estrapolare No, direttamente. avevo forse che allora avevo capito male io. No, questo dico. Sto procedendo alla lettura del regolamento e vediamo un attimo se c'è qualcosa che può essere cambiato o modificato. Allora, articolo 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio della concessione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione per il commercio tra le pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della lettera A della legge regionale 1895, che insistono nei mercati soggetti a regolarizzazione mediante istituzione ai sensi dell'articolo 8 bis della citata legge. Articolo 2. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, introdotto dalla legge regionale 296, hanno diritto prioritario al rilascio della concessione e autorizzazione di cui all'articolo 1 gli operatori che siano in possesso dei requisiti di accesso all'attività commerciale come disciplinati dall'articolo 71 del decreto legislativo 59-2010, che contempla i requisiti morali e nel caso della vendita o somministrazione di prodotti sessuali alimentari
anche requisiti professionali. Dimostrano attraverso idonea documentazione delle loro attività nell'area mercatale o nelle pure ammirate professionalità con decorrenza almeno dal 19 settembre del 1994. Verificato il possesso dei requisiti morali e di quelli di cui alla superiore lettera B, al richiedente questo assegnato un termine non superiore a 3 mesi per l'acquisizione dei requisiti professionali qualora non posseduti all'atto della presentazione della domanda di concessione. Articolo 3. Prioritario rilascio del titolo indicato all'articolo 1 anche gli operatori che siano in possesso dei requisiti di legge di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera A, siano subentrati nella gestione o nella proprietà dell'attività commerciale di soggetti che avevano diritto ad essere legalizzati ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, dimostrano attraverso idonea documentazione che gli operatori cui sono subentrati svolgevano attività nel mercato con decorrenza almeno 19 settembre 1994. Dimostrano attraverso idonea documentazione indicata successivo articolo 6,2 di essere subentrati alla gestione o titolari dell'attività. Verificato il possesso dei requisiti morali di quelli di cui alla superiore lettera B, C, D, al richiedente potrà essere assegnato un termine superiore a 3 mesi per la gestione dei requisiti professionali qualora non posseduti all'atto della domanda di concessione. Articolo 4. Per ottenere il rilascio del titolo indicato all'articolo 1, gli interessati devono presentare apposita richiesta in regola con la normativa sul bonus, a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico da parte del Comune. L'avviso potrà essere pubblicato all'albo pretorio sul sito internet del Comune, anche ai sensi degli effetti dell'articolo 7 della legge 241/90 e dell'articolo 9 della legge regionale 7/2019 riguardante la comunicazione di avvio del procedimento. Le richieste di rilascio del titolo sono presentate telematicamente allo sportello unico per le attività produttive tramite l'apposita piattaforma in uso supera, previa registrazione anche per il tramite di intermediari. Articolo 5. Per individuare i soggetti aventi diritto a rilasciare l'autorizzazione sarà formulata a cura del servizio SUAP una graduatoria unica, tenendo conto prioritariamente della maggiore anzianità di attività svolte in loco, desumibile dalla documentazione prodotta e supporti, si terrà conto del carico familiare e in caso di parità della maggiore età del richiedente. Avranno diritto al rilascio del titolo coloro i quali saranno utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza del numero complessivo dei posteggi istituiti nel mercato, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria per rinunce o per altre cause. Ove non dovessero essere assegnati tutti i posteggi previsti per mancanza di aventi diritto, si farà ricorso al completamento di un ulteriore avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A. La graduatoria di cui ai precedenti commi dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune previa formale approvazione con determinazione dirigenziale da comunicare ai componenti della giunta comunale. Articolo 6. La documentazione idonea a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 2 e 3 deve intendersi: titolarità di autorizzazione rilasciata dal Comune per l'occupazione di spazi nelle aree del mercato o limitrofe, attestazione di pagamento della tassa per occupazione sul pubblico relativa al mercato, documentazione fiscale attestante lo svolgimento di attività commerciali, qualsiasi documento dal quale possa desumersi la data di decorrenza dell'occupazione del posteggio del mercatino, compresa documentazione fotografica databili, verbali di accertamento da parte degli organi di controllo, documenti similari. 2. Per l'ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera B, la documentazione deve intendersi formale atto di trasferimento della gestione dalla proprietà dell'attività, in assenza di tale atto di dichiarazione reso dal cedente o dagli eredi di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, dalla quale si rinca anche l'epoca della cessione. In caso di subentro per successione ereditaria, dichiarazione di successione o dichiarazione sostitutiva resa da tutti gli eredi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445. Gli interessati potranno anche astenersi dal presentare la documentazione necessaria o parte di essa, ove tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione comunale e ciò venga fatto rilevare espressamente alla richiesta di rilascio del titolo, fornendo ogni utile riferimento per risalire all'atto medesimo.
Articolo 7, concluse le procedure di regolarizzazione, gli eventuali posteggi del mercato che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto saranno assegnati con le normali procedure previste dalla normativa vigente previo avviso pubblico. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di regolarizzazione del mercato, ultimato tale iter delle norme, cioè stesse cessano di avere effetto facendosi luogo dalle ordinarie procedure. E il regolamento è finito. Tutto qua. Allora, da questa lettura che ho dato non mi pare ci siano cose eclatanti o particolari. Certo, bisognerebbe sentire chi in questo momento sta operando al mercato, magari le associazioni di categoria. Però naturalmente noi, essendo una commissione non competente in materia, ma possiamo, dico su questo regolamento, dico, non credo ci sia molto da incidere, almeno per quelle che sono le mie conoscenze, le mie esperienze. Al massimo, ripeto, no, dico, non conoscendo anche il coso, l'iter che si è avuto lì al mercato. Qui parliamo di alcune date, certo, la domanda mi viene spontanea, perché 19 settembre 94 e non 20 settembre, 1 settembre o 1 ottobre? Bisognerebbe capire perché questa data, perché... Dottore Galatiotto, io non mi ricordavo di aver detto proprio specifico 19 settembre 94. Aveva detto 94, però forse non Mi aveva detto. pare perché 6 mesi prima rispetto alla legge 1895, mi pare che nella delibera lo specificava. Ah, Mi pare di sì, e quindi hanno stabilito 94, era per quello, a decorrere dalla legge. Ok, perfetto. Quindi ripeto, lì bisognerebbe, dico, al massimo dovremmo sentire le associazioni di categoria che lì hanno nel mercato, hanno degli aderenti per capire se in realtà questo regolamento risponda alle esigenze dei mercatari, perché atteso che lì se c'è Caracaos che ci opera da 30 anni, 40 anni, è giusto fargli, diciamo, una continuità. E non diciamo, mandare via chi già c'era, chi conosce i luoghi, conosce i clienti, conosce un po' tutta la storia del mercato di Ballarò e per favorire altri. Però ripeto, presumo che gli uffici un ragionamento del genere l'hanno fatto, anche perché nell'atto deliberativo viene citata diciamo, gli incontri tra il sindaco, il vicesindaco e anche il presidente della prima circoscrizione. Quindi ritengo da questo punto di vista che non ci dovrebbe essere problemi. Però, ripeto, decidiamo insieme, io non ho problemi. Allora, diciamo, nell'atto non c'è più Una niente. proposta. Ma Prego. che ne pensiamo, per esempio, invece di confrontarci con la commissione che in genere si occupa di mercati generali, storici e rionali, magari di fare un passaggio così come solitamente questa commissione fa nell'affrontare gli atti? Visto che loro, diciamo, sono soliti incontrare le associazioni, magari ne potremmo trarre qualche valutazione in più, non lo so, la butto lì. Per me non ci sono problemi, ragazzi. Se voi ritenete possiamo chiedere, però naturalmente possiamo chiedere al presidente Zacco, però che cosa facciamo? Chiediamo, che facciamo? So, io, è una proposta, se trova corrispondenza di amorosi sensi fra i colleghi, bene, altrimenti. Ma secondo me potremmo mandare due righe, magari alla sesta commissione, dove gli chiediamo, soprattutto sul regolamento, potremmo chiedere alla sesta commissione notizie, diciamo, sul regolamento, se prevedono, visto che loro hanno interlocuzioni sicuramente con i mercatari, di fare eventuali, come si chiama, emendamenti al posto. Per quanto riguarda l'altra parte del mercato delle pulci, potremmo chiedere alla seconda commissione che è competente per la vicenda urbanistica. Dico, possiamo farlo, però non è detto che comunque i colleghi ci possano anche rispondere. Però se siamo d'accordo io la mandiamo
Signora Tosto, mandiamo due note. Una alla sesta commissione, dove gli chiediamo, diciamo, un loro parere sul regolamento allegato all'atto deliberativo, e l'altro lo chiediamo alla seconda commissione, al Presidente Russo, un loro parere circa lo spostamento del mercato delle pulci, diciamo, di prevedere anche un regolatore. Che il mercato delle pulci rimanga, che secondo me mi sembra che sia una cosa corretta, perché come diceva ieri il dottore Calatiotto, ma come sappiamo tutti, diciamo, il mercato delle pulci, come i nostri mercati storici in generale, sono inseriti in tutte le guide turistiche, e quindi se il turista se ne va per anni a cercare il mercato delle pulci e poi non lo trova più, che cosa gli facciamo? Un'indicazione che Calatiotto ha sparito, cioè, ovviamente non è più un mercato storico, naturalmente, quindi se lo trasferiamo. Boh. Certe volte uno si chiede gli scienziati che fanno la scelta, con che criterio li fanno. Bisogna vedere Quindi con quale criterio è stata fatta la scelta. possiamo fare queste due note. Mi sera con Parli con me? avevi parlato? Sono siccome stavo guardando se c'è. No, no, ho detto, mi pare un percorso condivisibile, se non altro per farci a grandi linee un'idea maggiore e migliore delle motivazioni che hanno portato appunto se esclude la regolarizzazione, diciamo, dei mercati appunto a scelte di natura pianificatoria urbanistica. Poi Va se bene, io allora. mi adeguo. Ok, poi se volete c'è il parere di penalità contabile del segretario generale, del ragione generale, che è un parere non dovuto, però come sempre lui fa al solito un excursus di tutto l'atto, però diciamo che di fatto è il parere non dovuto. E poi c'è la relazione del segretario generale. Che se volete leggo perché ci sono forse qualche osservazione. Trasmettere un allegato per lo stesso corso della posta deliberativa del Consiglio Comunale, indicato in oggetto, trasmesso dalla Ragioneria Generale con email del 9 luglio 2021, firmato digitalmente, regolamento comunitario dei prescritti pareri, le varietà tecniche, le varietà contabile, come da foglio pareri e allegata nota protocollo di Ragioneria Generale. Il riferimento a questa proposta si reputa confacente al beneficio dell'organo deliberante rappresentare quanto segue. Con nota del 30 luglio, l'ufficio proponente ha prodotto le deduzioni sui chiarimenti richiesti in ordine ai contenuti della proposta deliberativa in argomento, in particolare sono rappresentate che con email del 6 luglio 2021 si è provveduto a richiedere l'espressione di parere di competenza alle disposizioni comunali di centramento, obbligatorie e non vincolanti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera B del suddetto regolamento per il decentramento, con email del 25 agosto 2021. La competente funzione dirigenziale ha trasmesso la relazione definitiva del testo regolamentare da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare come emendato in esito alle istituzioni e alle osservazioni emesse nel corso dell'attività istruttoria che pertanto si trasmette all'allegato 2. Con l'allegato della proposta deliberativa in argomento il luogo del testo regolamentare fatto prevenire precedentemente con le mail della Ragione Generale, inoltre in merito al terzo punto della parte dispositiva della proposta in argomento, caricare l'area della pianificazione urbana di porre in essere, eccetera, anche nella considerazione dell'assetto organizzativo degli uffici comunali deriva da norme regolamentari organizzative interne contenute nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in loco, la cui approvazione rientra nella sfera di competenza della giunta comunale, si reputa opportuno suggerire l'adozione dell'espressione dare mandato ai componenti uffici comunali. Quindi, se il segretario generale propone un emendamento al terzo punto dell'atto deliberativo, dare mandato ai competenti uffici comunali di porre in essere ogni necessaria attività anche afferente alla modificazione di strumento urbanistico comunale finalizzata al mantenimento del mercato delle pulci nella sua sede storica in sostituzione della sede attualmente prevista in via dei Carrettini. Infine, con specifico riguardo al termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il quale i comuni provvedono a regolarizzare i mercati di fatto esistenti contemplati dall'articolo 8 bis della legge regionale, fondante l'esercizio di potere regolamentare dell'organo consiliare nella fattispecie esaminata, si può osservare quanto segue. Sul citato articolo 8 bis riintrodotto nel corpo normativo della legge regionale 1 marzo 95, numero 18, successivamente all'articolo 5 della legge regionale
8 gennaio 96, numero 2, recante disposizioni interpretative e modificative della legge. Le norme riguardanti il commento sulle pubbliche. La norma legislativa non combina alcuna sanzione nel caso di superamento del termine indicato. Dalle sue esposte argomentazioni consegue che l'avviso dello scrivente, il suddetto termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 95 18, non possa essere ritenuto perentorio di tantità relativa a scadenza, tanto segnalata alla ragione generale con la suscitata nota, non inficia la legittimità delle persone consiliari in argomento. Queste sono le osservazioni del segretario generale. Volevo capire questi allegati all'allegato 1. Allora, allegato numero 1. Vabbè, diciamo che era il servizio imprese che aveva mandato alla circoscrizione il parere, e poi allegato numero 2, che è il regolamento, niente di particolare. C'è questa proposta di emendare il terzo punto, così come lo scrive il segretario generale, rispetto a quello che è scritto il patto deliberativo, ma mi sembra che comunque una cosa irrisoria, niente di particolare. Quindi, colleghi, non so, se siamo d'accordo a questo punto, allora, aspettiamo se ci si arriva una risposta a queste due note che stiamo predisponendo, e poi procederemo a dare il parere alla proprietà. Siamo d'accordo? Ok. Va bene, Va bene, va bene. allora, signora Tosto, procediamo a mandare queste due note, poi se ci rispondono, e quando ci rispondono, poi l'affrontiamo l'argomento e così diamo poi eventualmente il parere a questo atto, che anche questo mi sembra abbastanza semplice, e ripeto, tranne se nel regolamento non c'è qualche cosa che va a creare scompiglio tra gli addetti al mercato di Ballarò. Ok, Allora, Presidente. chiudiamo questo argomento e chiedo alla segreteria se abbiamo comunicazioni. Abbiamo qualche comunicazione riguardante le associazioni civiche e su problemi, insomma, diciamo. La mail che dobbiamo leggere di ieri, che abbiamo omesso, è aggiornamento stato lavori palestra Borgo Nuovo. Ancora. Buongiorno, la cosa? No, vivo ancora questa palestra Borgo Nuovo. Che è successo Ah. ancora? Buongiorno, la presente per chiedere aggiornamento in merito allo stato dei lavori a conferma della nuova data di lavoro prevista alla luce della perizia di variante che è stato necessario predisporre. Ringraziando in anticipo, si pongono cordiali saluti. L'avevano già mandata, è giorno 6. Erano presente. Buongiorno, con la presente. No, scusi, signora Presso Tosto, le Sì. mi scusi un secondo, hanno mandato questa nota per sollecitare giustamente questa cosa, però volevo un attimo capire che cosa è successo nel frattempo. In che senso, Presidente? Io ho altre due note da... Presidente, Presidente, se questa nota e posso. poi... Sì, prego, collega. No, da quello che ho potuto capire io, a quanto pare i lavori sono fermi e non si sa nulla in merito alla consegna dei lavori. Se hanno concluso, se non hanno concluso, quindi dovremmo fare delle verifiche. Allora, la possiamo leggere attentamente questa Sì, nota? allora, 4.A arriva questa nota. Buongiorno. Intanto le dico che è indirizzata a la Commissione Terza, Quinta Commissione, Circoscrizione Quinta, al Pubblico Ufficio Relazioni, al Sindaco di Palermo, al Vice Sindaco, alla Segreteria Assessore Petralia Camassa e a Maria Prestigiacomo. Per conoscenza Fabio Taresi, Salvatore Altadonna, Simone di Gesù. Ok. Palazzo, Rosalia Lo Monaco, Concetta Mela, Paolo Caracalla. Buongiorno.
considerato che è iniziato il mese di settembre, nel quale sulla base delle ultime proroghe concesse era prevista la riapertura della palestra di Borgo Nuovo, in merito allo stato dei lavori alla nomina del nuovo RUP, e conferma la data di fine lavori e riapertura prevista. Ringrazio il principio per l'attenzione, si porgono cordiali saluti. Giussi, la leggo 19... io, magari c'è una ricezione. Che posso fare, già mia? No, leggo io. Dopo due giorni riscrivono di nuovo l'associazione Compa, sempre agli stessi indirizzi, e buongiorno, la presente per sollecitare la richiesta riportata in calce relativa alla palestra di Borgo Nuovo, per chiedere aggiornamento in merito allo stato dei lavori, alla nomina del nuovo RUP, conferma della data di fine lavoro e riapertura prevista, uguale. Sì, ringraziando in anticipo per l'attenzione, si pongono cordiali saluti, sempre associazione Compa. E l'hanno mandata a chi questa nota? Forse che a noi. Quindi l'hanno mandata, è uguale a quella di... Quindi a terza commissione, a quinta commissione, quinta circoscrizione, al pubblico ufficio relazioni, al sindaco di Palermo, al vice sindaco, alla segreteria dell'assessore Petralia, a Maria Prestigiacomo, e per conoscenza a Fabio Teresi, Salvatore Altodonna, Palazzo, Rosalia Lomonaco, quindi ai consiglieri di riferimento, e a tutti voi, Montaliano, Caputo, tutti i consiglieri, diciamo, per conoscenza. E al RUP non l'hanno mandato? RUP? Ma perché forse non sanno chi è il RUP? Ma è stato cambiato il RUP, Bono, guarda se c'è Ricco Bono. No, non lo vedo. Infatti è lui. Almeno in questa no. Cognome sì, Ricco Bono. E allora Giovanni Ricco Bono, però non credo tra i consiglieri. Valentina Chinnici, non so se. No, a me non risulta che ci sia un consigliere di circoscrizione. Allora, per meno comunale. Allora per conoscenza, ma è strano per conoscenza. Un Ricco Bono potrebbe essere il RUP dei lavori. Viene trasmessa per conoscenza, vabbè, comunque c'è un G Ricco Bono tra tutti gli indirizzi per conoscenza, c'è sì. Poi c'è la redazione di tutti i giornali, sempre per conoscenza, la Sicilia, Balarm, insomma tutti i giornali. Vabbè, allora facciamo una cosa. Queste politiche. Sì, allora facciamo una cosa. Proviamo un attimo a mandare questa nota anche all'assessore Prestigiacomo. La mandiamo noi comunque, no? Alla luce di questa nota, questa email che ci è pervenuta dall'associazione che compa. Sì, sì. Quindi giriamo sempre la stessa nota e la mandiamo. La stessa nota la mandiamo all'assessore Prestigiacomo, all'assessore Petralia, al RUP, anche se a quanto pare forse il RUP aveva detto che andava in pensione, era trasferito, adesso non so che questa situazione è complicata. E la mandiamo poi per conoscenza a tutti gli altri a cui loro hanno mandato. Dove chiediamo di avere notizie sull'argomento, visto che ormai i tempi sono, non dico scaduti, ma quasi. Qualcuno di voi ha avuto possibilità di passare da lì alla palestra, collega Geroni e collega Mello? No? Presidente, allora quello che gli posso dire, non ci sono passato, però alcuni residenti mi hanno detto che non c'è nessuno, che la palestra è chiusa e i lavori sono fermati. Vabbè. Anche io confermo, lavori fermi. Anziché prendere in consegna 13.000 cantieri, se ne prendessero 3, ma li finissero, forse saremmo contenti un poco tutti, perché c'è un mare di cantieri aperti per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o inevitabile, che poi non concludono mai i lavori, per cui la città è sostanzialmente paralizzata. Ma poi perché non cambia la costa? Ieri via Messina Marina, ragazzi, ma tutta la città paralizzata, per esempio riguardo i lavori sulla Palermo Catania, guardate, è una situazione veramente inconcepibile. E poi l'altro problema grosso che abbiamo in questo momento è anche l'accesso al porto.
la stessa al posto, guardate, è un inferno, perché su via Chisti non si ragiona. Vabbè, e anche lì secondo me andrebbe rivisto un po' anche la viabilità, perché così la chiusura del varco lì all'altezza di via dei Canali, ieri ho visto delle cose allucinanti. E i turisti con le jeep che salivano sui marciapiedi per andare al supporto. Ma comunque, allora abbiamo altre comunicazioni? Sì, abbiamo altre comunicazioni. Un attimo solo. Quindi abbiamo una nota dell'associazione Comitati Civici. Salve. Mi scarica insopportabile in via Napoli, quindi sempre la problematica della via Napoli. Trasmettiamo le considerazioni di alcuni residenti di via Napoli alla luce della situazione vergognosa in cui versa ancora la strada, nonostante le continue segnalazioni. Anche questa viene quindi viene inviata a chi di competenza, quindi il sindaco, Fabio Giambrone, Sergio Merino, Antonino Sala, Igiene e Sanità, Girolamo Caruso. Quindi, ecco gli effetti della campagna di sensibilizzazione promessa dalla RAP rivolta alle attività di Via Maqueda e dintorni. Come sempre, nessun controllo da parte della Polizia Municipale. Ormai noi residenti ci siamo sostituiti a chi dovrebbe fare il suo mestiere e lottiamo quotidianamente contro l'inciviltà e con chi considera la strada come una discarica. Grazie sempre al RAP e grazie al Comune di Palermo, che come sempre aspettano che finisca l'estate, sperando che il problema che persiste da anni cada nel dimenticatoio. Questo è il modo di risolvere i problemi a Palermo. Perché non possiamo anche noi avere il diritto di differenziare come in altre zone? Perché questa vergogna? Perché mi devo riempire casa di sacchetti da portare nei centri di raccolta e i commercianti devono rendere il mio quartiere una discarica? Nel 2021 ancora questo scempio. Montagne di rifiuti che potrebbero essere differenziati e riciclati. Questo è il modo che hanno di guardare il futuro. Non possiamo che condividere le parole dei residenti, delusi da tante promesse che vedono la loro attività di ricezione danneggiata dal degrado della strada e la loro salute minacciata da queste puzzolenti discariche, continuamente alimentati dai commercianti della zona, come ampiamente documentato. Associazione Comitati Civici, il presidente Giovanni Moncada. E poi abbiamo una nota, sempre di scarica di rifiuti ingombranti chilometrica, Valerio Oddo, non so, si firma Valerio Oddo. Anche questa è stata mandata associazioni in comitati civici, comando polizia municipale, RAP, Caracausi e terza commissione. Aspettabile comando polizia municipale, RAP, associazioni comitati civici Palermo, terza commissione, URP di Palermo. La presente per segnalarvi la situazione attuale lungo la via Placido Rizzotto, ex via del Levriere, una montagna di rifiuti di ogni tipo. È lunga diversi chilometri. Segnalo dunque la presenza di una notevole mole di rifiuti che costituiscono pericolo per la salute pubblica e soprattutto per la sicurezza, in quanto proprio pochi giorni fa hanno appiccato un incendio in prossimità dei contenitori. Si richiede con urgenza una soluzione permanente agli organi competenti affinché questa emergenza rifiuti termini in fretta. Inoltre chiedo se fosse possibile inserire i contenitori della differenziata in questo quartiere, in modo da incentivare i residenti a fare la raccolta differenziata e limitare la mole di rifiuti prodotti per abitante. In allegato i video dimostrativi di quanto appena scritto. In attesa di vostro riscontro, porgo i miei sentiti saluti. Valerio Oddo. E come posta mi pare che abbiamo finito. Ho visto che l'ha mandato anche a me, il video è impressionante. Vabbè, del resto di video che abbiamo visto in piena emergenza dei rifiuti, e a quanto pare lì, in questo luogo, in via del Placido Rizzotto, a quanto pare continua ad insistere. E quindi anche questa nota, signor Tom, giriamola alla RAP, al presidente, alla dottoressa Calì, dove gli chiediamo un intervento immediato, e per conoscenza la mandiamo anche al signor Lotto e vediamo se ci risponde, se magari sta un intervento. Presidente, mi scusi, RAP Calì ha detto, poi mi è sfuggito. La RAP dottoressa Calì, e la mandiamo per conoscenza anche al signor Lotto e all'assessore Marino. Va bene.
non c'è altro come comunicazione presente. Volevo colleghi condividere con voi questa notizia di ieri di via Saturno a Mondello, l'ennesimo avvelenamento di alberi. È una cosa sinceramente strana, è già successa in Corso dei Mille, è successa ieri a Mondello, e non vorrei che fosse anche questa una nuova strategia perché è protesta magari verso diciamo Villa Giardini che non procede alle potature. Perché sinceramente io stavo appena leggendo il comunicato stampa che ha fatto l'assessore Marino, non so se l'avete letto, dove dice: la scellerata iniziativa di ignoti ha determinato la morte di alcuni alberi in via Saturno in corrispondenza del numero civico 10, fa sapere la nota dottor Alberto Sergio Marino. Si tratta di quei studenti dei territori di Ficus che probabilmente davano fastidio. Sarà presentata denuncia delle autorità competenti, l'assessore spiegando che con l'ausilio delle riprese fatte dalle telecamere esistenti si possa risalire a coloro che hanno causato la morte degli alberi. L'amministrazione comunale adopererà tutti i modi per combattere gli ignoranti di coloro che non si capisce con quali vantaggi distruggono i verdi cittadini, che è un bene collettivo, i cui benefici anche in termini di benessere e salute sono ormai riconosciuti a tutti i livelli. L'ignoranza di coloro che hanno operato avvelenando i due ficosi non può passare inosservata. Spero che le autorità competenti riescano a risalire a coloro che hanno effettuato tale reato. Ovviamente non posso che condividere la dichiarazione all'assessore Marino e soprattutto il grido di allarme e le proteste dell'associazione ambientalista che viene interessato con lui anche su questo argomento. E ripeto, bisognerebbe capire anche su questo che sta succedendo. Cioè, non è pensabile che la mattina qualcuno, siccome l'altro gli dà fastidio, o lo taglia oppure praticamente lo avvelena, come in questo caso. Analisi, Paolo, chiedo, sono state fatte delle analisi per verificare? Allora, da quello che io mi hanno scritto ieri alle associazioni, sembrerebbe che qualcuno ha chiamato Villa Giardini ed è andato il tecnico di Villa Giardini, non so chi naturalmente è andato, se il dottore Lamantia o qualche altro agronomo, e ha accertato che gli alberi sono stati avvelenati. Diversamente non ci sarebbe stata questa dichiarazione dell'assessore Marino. Purtroppo è reale. Prima volta che sento parlare di avvelenamento di alberi, ne ammetto l'ignoranza, cioè esiste un prodotto tale per cui un albero, diciamo, decennale, che parliamo di alberi che hanno almeno 30 anni, che muoiono o che possano morire nell'arco di un tempo brevissimo? Allora, da quello che io ho capito e da quello che io so, per esempio di quelli di Corso dei Mille, adesso di questo non lo so che cosa è stato evidenziato, credo che gli iniettano con delle siringhe, probabilmente del materiale acido, che va verso le radici che con il tempo, infatti la dichiarazione dell'assessore che dice spero di vederlo e di vedere con le telecamere, secondo me è una cosa non di oggi o di una settimana fa, ma è qualcosa che è già stato o reiterato nel tempo, comunque è qualcosa che è stato fatto già da un po' di tempo. Speriamo che le telecamere in zona si possa risalire a qualcosa, però sì, per quello che ho capito iniettano del materiale acido che va nelle radici, e quindi muoiono alle radici, non si vede diciamo nell'albero, non si capisce fino a quando lo fa. Vabbè, questo comunque mi porta a ricordare che noi questo incontro sul piano potature dobbiamo farlo a più presto possibile, perché già sono passati già 2 mesi da quando ci siamo incontrati e quando è stato mandato il tutto. Quindi, anzi, volevo chiedere alla signora Tosto che stiamo procedendo a organizzare l'incontro con le circoscrizioni, sì, con le giardini e con l'assessore Marino. Assessore Marino nella mantia pure, presidente. Avevamo, certo, detto Marino. Marino, di Trapani, la mantia e il presidente della società. Tutti i prezzi, sì, perfetto. Sì, stiamo procedendo. Vogliamo fare verso il 15, il 16, perché abbiamo liberi solo questi 2 giorni per la prossima settimana.
Allora, noi mi pare che il 15 abbiamo il consiglio comunale. Il 15 non è libero. No. Ah, aspetta. Io avevo segnato. Vabbè, comunque vediamo quando possiamo. La prossima settimana mi pare che 2 giorni abbiamo liberi, no? Giusto. Vabbè. Vabbè, per quanto riguarda il 16 io sarò a Roma, però la riunione a Roma ci vuole il mese, quindi se ci vediamo alle 9 io ce l'ho il tempo esattamente di collegarmi. Va bene, allora prima di stabilirlo glielo comunichiamo, Presidente, prima di fare la mail. Va bene. Allora, Ok. non abbiamo altre comunicazioni, non altri colleghi No. non vogliono aggiungere altro, se siete pronti col verbale, Sì, leggiamo procediamo. il verbale. Quindi verbale numero 163 del 7-9-2021. L'anno 2021, il giorno 7 del mese di settembre, la Commissione si riunisce in forma completamente a distanza. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua registrazione, che forma parte integrante del presente verbale, alla quale si rimanda per un'approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 8 non è presente nessun consigliere, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:11, oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Giaconia, un attimo solo, Giaconia e Amella. Sì, il presidente assistito alle segretarie Tosta e Gnonfo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ordine del giorno disamina atti, vari ed eventuali, lettura approvazione verbale. Il presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione Consiglio Comunale trasmessa dalla presidenza del Consiglio, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il relativo parere. Proposta AREG numero 799457 del 6-7-2021, avente per oggetto regolamentazione mediante istituzione ai sensi dell'articolo 8 bis, legge numero 1895, del mercato di Piazza del Carmine ed approvazione del regolamento finalizzato alla concessione dello stand, atto di indirizzo per il mercato delle pulci. Alle ore 9:16 entra la consigliera Meli. Alle ore 9:23 entra il consigliere Ficarra. Si concorda di contattare le commissioni di competenza ed in particolare la sesta commissione per chiedere se concordano sulla proposta di regolamento oggi in esame. Ed inoltre si concorda di trasmettere una nota alla seconda commissione per avere conferma circa la situazione urbanistica sul posizionamento del mercato delle pulci. Si concorda quindi pertanto di trasmettere le note sopra citate e successivamente la Commissione, a seguito riscontro, darà il relativo parere sulla proposta. Su invito del Presidente si dà poi lettura della posta pervenuta e si legge una nota dell'Associazione Compa che chiede aggiornamenti circa i lavori effettuati presso la palestra pesante di Borgo Nuovo. Si concorda di trasmettere la mail all'assessore, di girare la mail all'assessore Prestigiacomo, all'assessore Petraria, al RUP e per conoscenza a tutti i soggetti indicati nella stessa nota per avere notizie circa i lavori. Si procede alla lettura. No, si procede alla lettura inoltre della posta pervenuta, in particolare su note delle associazioni comitati civici riguardanti l'abbandono dei rifiuti ingombranti e si concorda di trasmettere la nota a chi di competenza. Il Presidente infine legge poi un articolo che comunica l'avvelenamento di alberi a Mondello e si commenta la notizia. Per me va bene. Anche per me. Quindi possiamo mettere. Però, Perfetto. oltre a commentare la notizia, Mi dica. quindi pertanto la necessità di fare al più presto l'incontro sul piano potato. Ah, perfetto. La necessità di fare. Benissimo. Sulle potature. Perfetto. Quindi possiamo porre le voti? Dobbiamo. Va bene. Per me va bene anche. Sì? Anche per Consigliera Mella? Non è me. Va espresso? bene. Favorevole. Vicepresidente? Favorevole. A che ora ha detto che sono entrato? Io sono favorevole. Alle 9:23. Perfetto, favorevole al verbale. Va bene, ok. Presidente, quindi il verbale viene approvato ad unanimità, definito
dei voti, dei presenti. Perfetto. Domani ci ricordate cosa c'è domani in programmato? No. Niente, presidente, esami atti. No. Va bene, ok. Allora, colleghi, se non abbiamo altro da discutere, sono le 10:11 minuti, chiudiamo la seduta e buona giornata a tutti. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.